Cari amici di Verdi di Rabbia, oggi vi racconterò una storia particolare, quella di Umberto. Umberto è un bambino che non mangia tutto e soprattutto non mangia in tutti i luoghi. Umberto è un bambino affetto dal disturbo dello spettro autistico con dei problemi legati all'alimentazione. Questa patologia si chiama selettività alimentare e colpisce spesso i bambini affetti da autismo, ma non tutti la conoscono e molto spesso non si sa neanche riconoscere. È importante invece mettere in evidenza questo problema, soprattutto perché i bambini con selettività alimentare non mangiano tutto, anzi il loro regime alimentare è così da pochissimi alimenti e la terapia si sviluppa proprio in un percorso all'alimentazione che si fa insieme ai genitori e noi siamo andati proprio dalla mamma di Umberto che ci ha voluto spiegare meglio in cosa consiste questo disturbo. Andiamo da lei. Siamo con Nadia, la mamma coraggio di Umberto, che ha deciso di raccontarci la storia di suo figlio per un obiettivo ben preciso, e cioè quello di raccontare meglio, di spiegare meglio questo disturbo e soprattutto di aiutare anche dei genitori che magari vivono questa situazione e non sanno bene come agire, non sanno a chi rivolgersi. Quindi subito chiediamo a Nadia di raccontarci la storia di Umberto e soprattutto come è emerso questo disturbo. Allora, Umberto ha avuto diciamo una sofferenza fetale quando è nato, però è una cosa a parte dall'autismo, ma grazie a quella sofferenza che ha avuto ci siamo mossi sin da subito. Infatti già i primi mesi di vita lui ha fatto un ricovero nel reparto di neurologia, dove comunque sono emerse delle piccole assenze, delle piccole crisi di epilessia. E da lì comunque appunto lo abbiamo seguito, però non pensavamo assolutamente che potesse essere autistico. Avendo poi una sorellina di un anno più grande, notavamo che c'erano delle differenze, finché poi durante i ricoveri, durante i controlli, facendo dei test, facendo appunto delle visite, ci dicevano che lui era ad alto rischio di diventare insomma autistico. Ma quindi è emersa prima la selettività o è emerso prima l'autismo? Voi cosa vi siete accorti prima? Di quale disturbo? Allora, diciamo che oggi posso dire che ci siamo accorti prima della selettività, mentre allora non me ne rendevo conto, perché Umberto non aveva l'istinto della suzione, quindi non ha mai bevuto il latte. Il periodo dello svezzamento è stata una tragedia, perché lui non accettava proprio di mangiare il semolino, comunque il biscottino. Più passavano i giorni, i mesi, comunque quando un bambino ha 6 mesi magari inizia a mangiare il pezzettino di pane, lui invece niente, completamente niente. E quindi dopo mi sono resa conto che quello era già insomma un aspetto della selettività alimentare, che comunque col passare degli anni è venuta fuori tutta quanta, nel senso che comunque ci siamo resi conto che c'era proprio qualcosa che non andasse, perché Umberto non masticava nemmeno, cioè Umberto aveva completamente i muscoli della bocca immobilizzati, era ipotonico, non masticava, non accettava niente. Di conseguenza quindi si può capire come l'autismo è emerso sin da subito in Umberto, perché molto spesso nei bambini l'autismo emerge anche dopo, verso i 18 mesi, mentre invece in Umberto da subito si è riscontrato questo disturbo. Questo posso confermare anche questo, perché comunque ciò che iniziano a fare bambini autistici magari intorno a 2 anni, lo sfarfallio con le mani piuttosto che i movimenti stereotipati, adesso cioè, mi rendo conto che mio figlio li faceva già nel seggiolone, cioè comunque questo sfarfallio con le mani. E poi anche il fatto di non avere l'allazione, perché Umberto comunque non è verbale anche adesso, quindi anche questa parte insomma diciamo dell'autismo è venuta fuori da subito, perché comunque 6 mesi, 7 mesi, quando i bambini comunque iniziano le prime paroline, lui silenzio assoluto. Umberto ha delle abitudini specifiche e fino a qualche tempo fa infatti mangiava solo da determinati piatti e determinati alimenti. Ora ci spostiamo nel mondo di Umberto, nella cucina di Umberto, per capire meglio anche in cosa consistevano questi alimenti e soprattutto anche questi oggetti che erano solo di Umberto. Questo
Questi sono gli oggetti che fino a qualche tempo fa Umberto utilizzava per mangiare e dovevano essere, come vedete, di questa consistenza, quindi si tratta di oggetti di plastica e soprattutto poi di questi colori. Fortunatamente ora Nadia ci sta raccontando che Umberto mangia anche con altri piatti, però raccontaci meglio in effetti come è cambiata la sua abitudine e soprattutto poi come erano cambiate le vostre, come vi siete anche organizzati in base a queste abitudini di Umberto. Allora, la selettività era un problema serio, nel senso che Umberto mangiava in questi piatti, doveva mangiare su una sedia, in un determinato posto, solo a casa sua, solo con me, con nessun altro. E quindi poi piano piano ci siamo fatti aiutare dalle terapiste di un centro che tutt'oggi frequenta mio figlio, dove abbiamo iniziato a fare un lavoro di desensibilizzazione, prima comunque sull'ambiente e sui piatti, sulle posate. Piano piano, vicino al suo piatto avvicinavamo un altro tipo di piatto, un giorno, due giorni, tre giorni, finché poi magari successivamente mettevamo un cucchiaio della sua minestra nel piatto nuovo, diciamo, finché poi automaticamente nella sua testa c'era lo scambio. E questo lo abbiamo fatto per diversi mesi, fino a quando poi Umberto comunque ha iniziato a mangiare in diversi piatti, ha mangiato in altri posti, perché comunque in questa struttura che mio figlio frequenta c'era anche la cucina e quindi tutto partiva da lì, nel senso che comunque Umberto ha imparato a mangiare lì e poi questa cosa si è evoluta e quindi mangiava lì, mangiava a casa della nonna, mangiava dappertutto. Quindi la terapia consiste proprio in un percorso all'alimentazione che si fa con i genitori, accanto anche ai genitori. Ma adesso Umberto cosa mangia? Che genere di alimenti? Allora, Umberto, come ho detto prima, fino a un anno e mezzo fa non aveva mai masticato, addirittura lui, se vedeva mangiare noi, gli veniva il conato del vomito. Quindi è stato un lavoro duro e difficile e abbiamo lavorato principalmente sulla desensibilizzazione, quindi comunque l'abbiamo aiutato piano piano, sempre con le terapiste, ad accettare nuovi alimenti, sempre proponendoglieli vicino, facendoglieli vedere, finché poi un giorno magari ci avrà messo anche lui del suo, nel senso che si era stufato di mangiare la sua solita minestra, perché lui mangiava comunque solo la pastina col omogenizzato. Ha iniziato prima ad annusare un po' gli alimenti, perché comunque lui è un bambino che prima di toccare, prima di assaggiare, annusa tutto. E quindi annusando un po' quell'altro, ha iniziato anche con un lavoro comunque fatto anche sulla masticazione, quindi con delle manovre, ha iniziato anche a masticare. E la prima cosa che ha assaggiato è stata la pizza e poi da lì, insomma, c'è stato un evolversi, nel senso che lui gli piaceva questa cosa, quindi ha mangiato tutto, ha assaggiato tutto, tant'è che ha preso 10 kg nell'arco di un anno e mezzo. Nadia, ma tu che consiglio vorresti dare a dei genitori che magari ci stanno guardando e hanno riscontrato queste caratteristiche nel loro figlio, magari si trovano nella tua situazione? Allora, il consiglio che voglio dare è, perché comunque ho visto tanti altri bambini autistici che hanno questo problema di selettività, e di armarsi di tanta pazienza, cioè la prima cosa, di non demordere e di lavorare sempre, di cercare di proporre sempre gli alimenti, sempre nuovi posti, di non mollare comunque, perché è vero, è difficile, è difficilissimo da gestire questa selettività. Però se ci lavori su, qualche risultato si può ottenere. E soprattutto poi di rivolgersi a dei professionisti che possano immediatamente agire, appunto, e riuscire anche a controllare questo disturbo. Grazie Nadia per la tua disponibilità e noi salutiamo Nadia, salutiamo appunto tutti quei genitori che magari vivono questa situazione e combattono quotidianamente per un obiettivo, cioè quello di dare una vita normale ai propri figli, come sta facendo Nadia. Ciao! Arrivederci.